thank mm -hmm. you Evviva Anime Time. Benvenuti all'anime time siete con noi, siete con noi a parlare di cartoni animati. Quindi con Paolo Solo, perché Italia e Giaggio sono affanculo. E siamo in live. Perché, maggi comunque ce l'ha questa atmosfera no? da salutista, da persona per bene che mangia i pasti in maniera regolare. Tutto quanto. E invece, 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 e invece no anche lui fa i citi no 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 lui, lui è solo rompicoglioni cioè non è che c'è <ride> rompe solo le scatole a noi piacciono i rompicoglioni anche perché lo siamo almeno sì. ci hanno dato questa romea su twitch sono un po tutti rompicoglioni eh. Eh, dipende cioè... dall'argomento che tratti alla fine secondo me no no sì ognuno è rompicoglioni sulla cosa che, no. che vuole si sì, si sì, sì. sì. Ma, uh, In ogni caso, buonasera a tutti uh, siamo Ciao Morivano, morivano mo Sono arriva. in ritardo come al solito Sì, sì, sì Siamo io e Italo di Anime T Time E oggi ci sono con noi anche i ragazzi di Anime Night Live Ciao che ragazzi <ride> raga ciao. Ragazzo Ciao In questo, in questo, ciao, ciao. <ride> in questo momento ragazzo eh, Però vabbè, arriveranno C'è il meglio dai C'è il migliore C'è il quindi, migliore Quindi così non, non si sentono magi. le cazzatine <ride> E quindi siamo tutti contenti Oggi si può parlare tranquillamente Senza interruzioni Senza veglia d'oro che spara cazzate, Senza magia che guarda la chat quindi è perfetto. Cioè mi sembra Ma questo può diventare un nuovo trio praticamente Possiamo sostituire <ride> Diciamo una fusione In questa <ride> maniera Mi è arrivato uno, sei sei arrivato uno. Una... Oh. una crasi Una <ride> <Ma> crasi <grazie>, vabbè Eccolo <ride> lì mi piaceva Anime Night Livio, Livio e Livio Livio, <ride> Livio Livio, bello Anime Night Time Anime Night Time Anima Livio, Anima Livio Night Time P Pensate che incubo, tre Livi che fanno un podcast <ride> allora, Tutti che piangono, si lamentano allora, Intanto l'italiano non è un'opinione, sono tre Livio per Ma si parla con i picoglioni prima, giustamente, ti sei calato nel ruolo. Esatto. <ride> ciao, ciao, meglio. Melio. Ciao ciao come state? Meglio, bello, meglio sì, mi, mi confondo sempre con Meliodas, il protagonista di Seven Deadly Sims. <ride> C'ho sto, sto problema... Io mi sentirei Non sei l'unico, eh? Perfetto. No, non sei l'unico, guarda che un sacco di gente. Vabbè, Meliodas è immortale, c'è una serie di sonaggio, vantaggi. Il cioè personaggio di Seven Deadly Sims è uguale a Meliodas. Quale? C'è eh, boh, un personaggio di Seven Deadly Sins sì. 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 che è uguale a Meliodas. Sapete chi è? È Meliodas. Meliodas. È Meliodas. Imbecille. <ride> non me dire? è un personaggio di Fairy Tail. Ah, Fairy Tail, ah. scusa. Mamma mia. Ah. Eh, sto ricco. <ride> devo, devo tradurre per gli esseri umani. Di Fairy Tail? Sì, c'è un personaggio col tatuaggio nero. Che è biondo con i capelli. Lì Non lo so, io non eh, l'ho visto. No, 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 non no, l'ho no. visto Feridale. però abbiamo fatto un sarabanda in cui sono apparsi tre personaggi. Dovevamo indovinare l'anime che era Fairy Tail, eh. e uno era palesemente meglio. un se... personaggio secondario molto okay. secondario. No. Vabbè, non vi perdete niente. No, io. sì sì, ma infatti neanche ci, cioè, cioè, ci abbiamo pensato di, di recuperarlo. No, 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 per carità. No, no, neanche per penso, i power level, secondo me, è utile perché comunque i personaggi sono scarsi. Meno male. Sì, sì. 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 Tirano magie di fogherello. fuoco. Sì, infatti, non è che è di il metallo. Sfigati. sfigati. Proprio sfigati. Sì, sì, sì. <ride> sfigati. Va bene, va bene, va bene. Ora, ora sappiamo pure che arriverà Maggi ci ha scritto di insultare di cominciare a insultare Livio per riscaldarci sì, sì. E, <ride> Vedevamo dalla hai... chat dove Giorgio. Purtroppo, ragazzi, Giorgio deve accompagnare all'ospedale, tranquilli, un controllo di routine. Ma gli hanno detto all'ultimo, e quindi non c'è oggi. Va, che pote bene, potevi dire tipo, possiamo parlare di level come si diceva prima sì, ma no? io <ride> volevo chiedere ce l'ho io, faccio io l'intervista oggi allora idalo subito così. <ride> eh. Eh. Ma so vero, ti quindi pa vai cosa <ride> ne pensi di FEMT che controlla la gravità e la causa effetto Posso dirti che a me è vero Perché io me la, me la sono guardata la live, ma anche con piacere, eh, perché è bello comunque vedere parlare di queste cose. Però io quando leggo i fumetti, proprio l'ultima cosa a cui faccio caso, sta roba. Allora, ma, ma, ma pure io, cioè io quando mi hanno detto che ho sempre detto, ma quando, ma dove? Io... È eh, una eh, divinità. Io, io mi sono riletto tutti i capitoli in cui compare Fempt dopo la live, perché ho e detto... c'hai proprio un cazzo da fare. <ride> ero, ero, ho finito alle 4 di notte a leggere di nuovo quei capitoli che non sono assai dove compare, però effettivamente quello che, che dicevo, cioè, è evidente, escludendo anche quel capitolo di merda che ha tolto Miura. Però... Eh, è giusto così, così, è giusto così. sei una persona studiata. Cioè, nel senso io sono deve... sicuro di quello che dico. Però poi dico: Vabbè, me lo rileggo. Magari ho letto male io. No, no, sì, sì, io te. è io che io guarda. che non me lo dicono. Guarda, io ti dico questa cosa: cioè, noi combattiamo tutti i giorni contro personaggi che <coughs> decidono che qualcuno può fare qualcosa perché una volta il cugino l'ha detto. Ok, Cioè, media, questa è la media. Eh, questa vedete è la media. Questa è la media delle qua discussioni. Qua Voi sapete chi è quel tizio? Uno di Dragon Ball Heroes, no? Sì, sì. quello è Demigra. Quello mm. c'è in. Prima dicevano che in Super Dragon Ball Heroes lui era Boundless, ok? Perché praticamente eh, vedeva gli altri come finzione. Perché usciva dal videogioco. Perché questo qua veramente sta dentro, un videogioco. Esatto. Okay, okay. Esce dal concetto. videogioco. Tipo Poi sì. abbiamo invitato i tizi che sostenevano questa cosa e ho detto, ma quindi Demigra esce dal videogioco? Ed erano venuti per questo in live. La loro risposta è aspetta, controllo. Ma... E poi, <ride> e poi abbiamo scoperto che in realtà è una cosa di Victory Mission. Quindi, alla qui que, que, questa, questi... Trunks allà, questa cosa la, la spiega Trunks? bene. Maggi, maggi la sa a memoria. Sì, vabbè, Tipo, qualcuno dice oh buoni tutti perché potrebbe uscire dal videogioco. Quindi, ah, conclusione. Potenza. Vede gli altri come finire no, ma attenzione, okay. non solo in potenza, c'è cioè un personaggio in un'altra eh, fiction perché non è la stessa, ah, okay. cioè non incontra Demica nella stessa fiction in cui dovrebbe uscire al videogioco, ma dice che lui potrebbe uscire al videogioco dall'altra parte, potrebbe, <ride> potrebbe, potrebbe Potenziale. come non potrebbe. <ride> Non lo so, vabbè, guarda veramente, non lo so. eh, poi io sto portando avanti questa mia eh, campagna sul fatto che, che Kizaru ci dice cazzate e non è vero e va la luce, della luce sono bello, convinto. Sì, l'ho sentito, sono, con... sono convinto, no, no, no. Mi sono perso, vi giuro. Allora, vabbè, Kizaru uh, è l'ammiraglio di One Piece, si, si, si. Quello che c'ha il frutto della luce, ok? Il lì sbloccato che l'abbiamo saffato dicendo che è pigro. Va bene, allora, ah. allora, tutto quello che fa lascia presagire il fatto che lui non vale a della luce. Perché se andasse a vicare della luce. Vabbè, a parte che la trama di One Piece verrebbe meno perché c'è un tizio che può fare il giro del mondo in meno di un secondo. Gli acchiappa tutti e fine la storia sì, c'è cioè, so, il cazzo... mare di mezzo, quindi non so se. Cioè, dice riesce, no, no, ma, lui, ma no, vabbè, ma la luce, quando c'era una situazione del genere, ma che gli frega, e, Vole, e... tu cioè... non fa in tempo a cadere. Eh. Non le so, queste cose io sono, sono incapace a ragionare sui battle level, vabbè, ma tranquillo, non avevamo dubbi. Su, so... eh, vabbè, ma soprattutto ci sono delle situazioni in realtà che provano questa cosa. cioè Lui dice. Lui dice ovviamente: eh, il mio calcio va alla velocità della luce. Però, però questo, a parte questo calcio non fa grandi danni. Ma soprattutto ci sono personaggi che lo bloccano. E magari anche quei personaggi. Oh, hanno delle, bravo, Italo, fanno... bravo! Italo! Bravo! No. Italo! Vieni con me. Vieni con me in questo abisso nero e oscuro. E eh, allora pure vieni. gli altri personaggi vanno alla velocità della luce. Ma allora! la maggior parte dei personaggi di alto livello di One Piece va, va a velocità similari a quelli della luce ma allora che cazzo fanno dentro a quelle isolette di merda che camminano, si perdono non trovano gli altri c'è addirittura Marco, ha le ali Marco ha le ali, lui va alla velocità della luce e c'ha le ali chiede i passaggi in nave chiede i pas ci mette una settimana ma a ma fare da punto A a punto sì, B e devono farlo cioè nella loro natura eh certo, 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 ma, non ma, ci sta. Eh, no. Ma scusa, in realtà c'è cioè, <ride> vorresti una risposta seria a questa cosa? Perché ci sono le risposte serie. <ride> eh vai. No, senza. però sono curioso della risposta cioè, seria. Scusami, eh, innanzitutto la luce non è solo luce, ma è anche materia, proprio di definizione. Eh. Quindi, se tu, vai, se tu vai dritto, questa cade in acqua. Quindi non può volare per tutto il mondo. Cioè, nel, nel no. momento in cui fa. No, sì, no, secondo, ah, se tu sei. No, no salti, se, se tu secondo, secondo la teoria di Paolo, gli aerei cascano per terra perché gli aerei vanno più lenti della luce, sono fatti di no. materia, gli aerei rimangono per aria. però Perché gli aerei cioè, rimangono me... in aria, però scusami. Eh, dicelo Paolo, dicelo eh, Paolo, perché, perché? Aerei perché? perché tra le ali e il sotto c'è una differenza di pressione. Tale da eh. il sotto avere più pressione verso l'alto e portarlo su. Ora. Se tu vai dentro... La, la propulsione che tu dai per salire in aria è data dalla velocità no, 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 dell'aereo. Ci stavo degli esempi esempio molto semplici. Allora, Prendi una palla di cannone. Ok. Ok. Una palla di cannone non vola. No. Però se tu gli dai una propulsione tale... Va per aria. Va per aria. Poi, poi, poi quando scende quando rallenta. Se tu, vai se tu spari una palla alla velocità della luce, a parte si disintegra. Però mettiamo caso che non si disintegra. Questa qua cadrà tra... Migliaie, migliaie, no, migliaie, va fuori migliaia e migliaia di vite, no, va fuori dall'atmosfera. Bravo. Bravo perché non sta volando! Non non cade. Cade. Sto, sto volando. Jack, va è, è velocissimo. Lui vola. Lui vola. Quindi, l'unica cosa che dovrebbe fare, Gizaro se non vuole toccare per terra, è velocità della luce per un tot. Ci lasciamo un po' cadere, velocità della luce per un tot, ci lasciamo un po' cadere. Velocità della luce per un tot, ci lasciamo un po' cadere, arriviamo dove vogliamo andare. Ma okay? capisci che sì. è un po' impossibile, sta cosa? Ma come po è impossibile allora, andare alla velocità pre, della luce. Pre, non pre, è possibile eh, rallentare persona, a piacimento. Si suppone che una persona possa andare alla velocità della luce abbia i riflessi della velocità della eh. luce. Perché altrimenti, la prima pre, volta che sì. velocità della luce ti ritrovi dentro un muro, eh, e sei morto. Non lo so, a me sembra una cosa dove tu de devi calcolare le tue, le, le tue velocità e, e rallentamenti mentre sei in alto mare Che se sbagli finisci a, a, a fanculo Vabbè ma è come, come i Dragon Ball che vanno velocissimi Però sanno, cioè, poi quello... a quella velocità sai calcolare Ma poi sono 30 anni che c'ha quel, quel frutto, sono 30 anni Sai dici uno l'ha appena preso, non si rende bene conto 30 anni che c'ha quel frutto, ma avrà, ma avrà imparato a muoversi. E a mirare. altrimenti che, che cos'è un debuff? E poi scusami, a livello di spiegazione seria, come me lo spieghi Riley che gli blocca i colpi alla luce della luce? Ma scusa, nell'anime, nel nell in manga ti dicono tutto il tempo che questi possono prevenire in base alla loro forza che, dove vanno i colpi, è normale che quello popperà. Sa... Come è normale quello può parlare. Ma se quello, se, sa, sa, arri... se quello sa che 30 secondi prima sta arrivando un colpo a 30 a destra... no, no, 30 secondi ah, prima, un cazzo. Uno va alla velocità della luce, quella cosa sta per succedere un decimo di millesimo di secondo prima che succeda, non so, 30 secondi prima. 30 secondi prima, Zaru sta a casa a dormire se va alla velocità della luce. Dopo okay. 30 secondi è arrivato, ammena tutti quelli intorno a te e mottemena pure a te cioè Il fatto è quello, cioè, la, la, il tempo che passa per una persona che va alla velocità della luce è, è proprio un infinitesimo. All'achi allora, all del futuro, cioè della, pre, della, vabbè, sì. della sì, vabbè, ma sì, il allora. fatto è questo: cioè, se c'hai un nemico e va alla velocità della luce, tu puoi prevedere quanto ti pare, non parerai mai tutti i colpi che ti fa. Eh, no, se non no, ma no, ma soprattutto, regà, i, le persone con l'achi della percezione vengono colpite. Quindi questo quest assolutismo della la percezione persone non c'è. che hanno, Quindi o uno prevede quello che prevede l'altro, ma l'altro prevede, prevede, Va prevede, 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 si questo loop infinito dove non si colpisce nessuno teoricamente. Però in realtà, in si, in colpiscono, in realtà cioè... si colpiscono tutti. Io penso semplicemente che, che Oda faccia dei poteri sboroni Beh. che Bravo. poi non ha tanta cura di mantenere. Ma, sì, il ma, di guarda che, ma guarda che Oda stesso, Oda stesso, che non è così scemo, se ne è reso conto che ha fatto la cazzata con Kizaru. Ma sì, ma sì. Ma e infatti ogni volta che appare... Ogni volta che appare c'è una frase buttata lì che sembra così a caso, ma in realtà è Oda che dice: Raga, Comunque sì, cioè, questo non è che proprio va alla velocità della luce, cioè, scialla, ok? Non ci pensate troppo a questa cosa, scialla. Comunque è pigro, nu'ye va, l'altro giorno ha mangiato pesante, cioè, mo, velocità della luce, cioè, è una, è una parola, dai, ok? Andiamo avanti, è Oda che fa: Andiamo avanti, non ci pensiamo troppo, andiamo avanti, ok? Eh, perché lo sa pure lui che ha fatto una strozzata a scrivere veloce della luce. Ma non è vero, non è vero. Eh, semplicemente non è vero. Vabbè, ah sì, ma poi non è manco tanto importante per come funziona One Piece, dove bene o male, anche se hai un potere troppo forte per battere quel nemico, comunque lo riesci a battere. No, no, è vero, ma infatti secondo me il problema della, della velocità della luce entra nella trama off-combat. No, cioè, sì, nel combat sì, sì. sti cazzi. Però off-combat effettivamente... Viene un po' meno il concetto di avventura se la gente va così veloce Tra l'altro ricordiamo che in One Piece tramite il, la velocità delle gambe di come, di come puoi camminare in aria Sì capito, C hanno il quindi, soru, vanno in giro per, per aria se, se tutti i personaggi andassero alla velocità della luce potrebbero tranquillamente andare in qualsiasi isola istantaneamente si aspettano sì, felici per arrivare. Scusate... non ci sarebbe l'era della pirateria, diciamo esatto. No. ma Anche qua, cioè, secondo me, cioè, ma si stancano proprio questi personaggi? A, a, no, si stanno. No, aspetta, se vai alla velocità della no. luce, come ma perché se tu giustificasse, come si giustifica? Tu, tu è come Quando se corressi per un miliardesimo di secondo, ti stanchi? <ride> se vado alla velocità della luce appena faccio un metro mi stanco cioè il flash no, non tu, si è mai stancato tu non ci vai alla velocità della luce quindi non lo poi sai poi ma... eh, poi anche se... io nella realtà se corro un metro mi stanco no, no aspetta <ride> però que questi personaggi cioè se allora dobbiamo ovviamente relativizzare tutto quanto cioè se eh, Bolt fa 100 metri ok si stanca nella maniera come io faccio la, la, la metà delle cose cioè è relativo tutto al personaggio, il personaggio se fa un, un secondo di combattimento è come se io facessi un giorno di combattimento a quelle velocità, cioè per dire in realtà di più. però Ma io sono d'accordo con Jacopo, infatti lo zero assoluto è un'altra chiacchiera dei quei due fenomeni di cavallo sì, zodiaco: sì, sì, sì. il zero assoluto cosa di ignoranti, <ride> Do poi dopo fa perché dovrei andare. Centinaia di volte più basso di dove vai? Centinaia di volte più basso del, dello zero assoluto. Che temperatura è centinaia di volte più basso? Zero assoluto torna indietro, dai. diventa caldo. Vabbè, sì, la però la fisica non la possiamo prendere un pochino a caso. Scusate, yeah, perché noi prendiamo no, un po di no, no, cioè, no, no. no se applichiamo no non fatto La fisica la... va no, applicata sempre io. No, io la risolvo facile. So tutti i cazzari. Cioè non è vero <ride> quelle, Sono tutti cazzari E l'hai risolta L'hai risolta Dici una cosa Una cazzata Andiamo avanti vai. Eh sì È una cazzata. Eh quello è il motivo Sono fumetti per ragazzi Devi buttarla Più grossa possibile Così il ragazzo si casa Merda questo va sotto Lo zero assoluto Incredibile <ride> Ma io da bambino mica mi stavo a fare pippe sulla fisica e come cazzo funzionava, io guardavo a, a, a Crystal che congelava il sommo camus, e gli diceva tanto a quello di fare le mosse che congelavano eccetera, zitto, muto, baragliaccio. <ride> ma sì, ma questi, questi lanciano della, delle galassie, cioè un colpo che è la potenza del Big Bang e non, non sfodano un cazzo, cioè... Sì, eh, vabbè, poi, so, poi diventa Quelle anche cose, motivo le di trama de, del cavaliere dei gemelli. Sì, <ride> sì, ma, ma poi diventa molto motivo di trama. Cioè, io prendo sempre l'esempio di Dragon Ball. Cioè, dopo Freezer teoricamente dovrebbero spaccare i pianeti. Non lo fanno perché se no, che cazzo fai? Cioè, ok Distruggi la terra, bello, finito. Okay? Cioè, che succede poi? Sì, sì vabbè, sì. le accetti e buonanotte. Eh, come funziona anche proprio il in se per sé. Deve, deve avere delle forzature perché altrimenti seguendo la logica dovrebbe finire tutto in un istante visti i livelli di potenza vista l'aggressività dei nemici eccetera eccetera invece mm. giustamente devi trovare il power up o il deus ex machina di turno e mandare avanti la storia eh, ma il problema appunto quasi crea quando crei personaggi troppo forti perché ad esempio <ride> cioè Dragon Ball fino a Freezer funziona perché alla fine nessuno distrugge il pianeta Okay, vabbè. in realtà di, di già, già Vegeta dice che lo può fare però <ride> dici vabbè vabbè e vedi combattimenti ormai ok distruggono città cose non, non arrivano a, a distruggere più di una città o beh, di un insomma distruggono la luna Ah, vabbè sì la, lu la ah, luna perché qua. non è la terra in un altro modo vabbè eh. piccola. Esatto. la luna eh, insomma insomma rispetto alla terra <ride> però però fino a lì funziona, poi quando arrivi a certe cose tipo velocità della luce o eh, distruggo i pianeti, là diventa tutto, cioè si, si sballa tutta tutto la fisica e tutto quanto. Eh. Sì, sì, Quello ma che in fai. realtà ma, ma... Non, non so voi se... Voi avete letto, Bleach? letto visto? Sì. sì. Uh, l'anime state guardando adesso? Siamo in pari. Uh, okay. Con l'anime non la posso fare sempre, no, perché c'è... Uh, no, no, a una certa dopo c'è un tizio che mh, vi, vi svelo il potere, non vi svelo contro chi combatte, qualsiasi cosa a cui pensa diventa realtà, quindi Vabbè, se lui pensa che it. il nemico è fatto di dolci, le ossa del nemico diventano tutte friabili, si spaccano e quello muore. Ok, ok. Cioè, un potere incalcolabile. Sì, sì, però... rotto. Però verrà. Però counterato. vabbè, ma troviamo un modo uh, per farlo. Vuoi quello a lui? Lì, lì c'è la cosa <ride> che. Cioè, in realtà, anche sti poteri sono fighi. Però ci stai. Cioè, se tu mi fai un personaggio così. Però me lo fai scarso fisicamente. C'è un tizio. Che lo speed blizza. E, e la, la puoi risolvere così. In realtà, si può risolvere tutto. Il problema è quando fai cose che distruggono tutto. Sì, poi... no, ma infatti alla fine tutti vai, questi vai. personaggi perdono tutti quanti dalle luci perché sono tutti dei chiacchieroni <ride> e quindi loro arrivano lì chiacchiano luce eh, di ordine di ucciderti è morto di ordine di morto ordine di, di morto e questi che chiacchiano perché io sono il principe saian no perché io eh, ho fatto delle cose che tu non puoi neanche immaginare guardalo <ride> guardalo <che bello. ride> lo dovevi buttare in mezzo eh? <ride> No, oggi, oggi non parliamo dico, di no, no 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 anche perché poi in realtà Cubo da questi ragionamenti proprio rifugge totalmente se ne frega lui basta che metta dei personaggi super fighi che si menano in qualche modo e basta l'idea del tipo che può speedrunnare il tizio del pensiero assolutamente no ci mette il, il quello lì che me e basta sì, sì, vabbè. E poi vedi è... come lo sconfiggerai, è una delle idee più stupide dell'universo. <ride> no, ma ma come anche io, il, Bankai il Bankai di Rukia Io ho solo quello. Voi ricordate il Bankai di Luchia? Non ci sono arrivati, mi sa. Non ci sono arrivati. No, no. Allora, no. vabbè... Non è la cosa... Vabbè, io... No, 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 con gli Arrancar fa vedere i tre Shikai. Sotero Shirai. Akuren... Vabbè. Eccetera, eccetera. Io c'ho... Vabbè, vabbè, No, vabbè, sì. vabbè, Rimaniamo quella quella nel... Del... Nella... No, vabbè, comunque in generale, alla fine finché rimani sul uh, poteri particolari, io lo accetto, oh. Beh, ci sta. Poi... Beh, sì. Serve cioè, anche a rendere il la vita. Cioè, glitch, cosa più il glitch va bene perché alla fine non è che distruggono pianeti o okay, che, quindi no. tutto con, con Solo... con cioè, pia piani dell'esistenza, cioè, non si capisce che per... cazzo era sul socio. Ancora non si è capito. Sì, vabbè. <ride> però ma che ti frega a te? Cioè, però vedi, lui l'ha messa così, ha detto, invece di farli combattere in un posto e poi se lo distruggo è un problema, ma creo altri pia piani di combattimento, e que 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 questi li possiamo sfondare come ci eh pare. pare. È giusto, è giusto. Sfogatevi è... lì. Sì sì sì, 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 come anche la falsa Kamakura, appunto. Quella era una bella La, testa, la spada. Cubo, grande, sì, sì. grande scrittore, ha avuto, un grande, fanculo, ha avuto una grandissima idea. Vabbè, ci, ha pensato, ci hanno pensato pure a Dragon Ball Super di fa il torneo da un'altra parte perché sennò sfondavano tutto. ha detto: Forse è meglio che. Se mettiamo proprio... in una zona che non. Che poi lì nascono queste leggende perché quel, il, quel, quella zona infinita e trema e quindi. È multiversal Plus Level God god. Ma vai a cagare perché. Vabbè, a chance. Scusa, <ride> no, però io una... vabbè, abbiamo un vaso di Pandora. Po'. Io però una domanda ce l'ho, perché l'altro giorno avevo fatto questa domanda e non è che l'abbiamo ben approfondita. Ma perché nel momento in cui si fanno tanti combattimenti non si con... tengono in considerazione il fatto che questi combattano in piani astrali differenti? Cioè, mi avete detto, per... ehm, avevamo fatto una cosa, io avevo detto "Ma lui non lo potete colpire perché si trova in un'altra dimensione". E quindi mi avete detto no, quando c'è um, i combattimenti così di altri versi. Si comunque si, si pensa che combattono nello stesso piano dimensionale. Ma così non vai a togliere un potere eh. fondamentalmente al personaggio? Allora, allora, io ripeto che questa cosa non mi ha convinto di Fent. Io <ride> continuo a dire che non ho mai convinto. Cioè, però... io ti, per esempio, Fent no. può combattere solo se si trova in un'altra dimensione. Che è la sua dimensione, altrimenti non può esistere nella, nella realtà. Molto semplicemente. Beh, allora, questo ti ripeto: cioè, dipende un po' come la vedi. Perché bella io, Maggi, ciao, ciao. ciao ah, boh, stai terzo, l'avete mm. fatto scappare? Eh, no, è in ospedale, sta che morendo. <ride> <ride> sta morendo. Che gli è successo? No, ho dovuto accompagnare la nonna. per un controllo. Ah, okay, non gliel'avevano detto per questo. Sì, 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 certo. ok. L'avete e... insultato, Livio? Sempre. Sì, sì, tranquillo. Abbiamo bravo. Messo, <ride> Perché poi è facile, lo guardi in faccia, prendi un momento di pausa così. In realtà così. abbiamo insultato te, Basta, è no, è <ride> <ride> insultato te tutto il tempo. finito. Abbiamo insultato te tutto il tempo. No, anzi, in questo detto... momento. cioè Guarda Italo che cosa sta mangiando. Italo, fammi vedere. Ricche cheddar e bacon. Nel McDonald's. Oh, ancora non hai pagato la scommessa, eh? Sto aspettando lui. Eh sì, sto aspettando mm, lui. Vabbè, tu puoi pagarla intanto la tua? Eh? Sì, sì. No, perché c'ho pure poi tu non lo fai. Ma come non lo faccio? Eh, scuola Livio. No, mm. Scuola Livio? <ride> Livio paga tutto quello che deve pagare. Lì è un Lannister. e però pure <ride> cioè, paga sempre i suoi debiti. Esatto. Comunque sia, eh, allora dipende tu come la, come la approcci questa cosa. Io, cioè, come avevo provato a spiegare l'altra volta, se un, un, diciamo, un personaggio è dimensionalmente superiore, mm -hmm. e per interagire con personaggi dimensionalmente inferiori deve in qualche modo ehm, autodebancarsi, cioè deve entrare in qualche modo nella loro dimensione per poterci interagire, tramite un avatar, tramite non lo so quale tipo di, di cosa, perché come facevo l'esempio col manga, cioè il manga è 2D, io sono 3D, io non posso combattere con UFI. Perché come faccio a combattere con Rufi? da qua? Per combattere con Ruffi io mi devo disegnare in One Piece, quindi mi debanco a 2D, poi combatto con Rufi. e però io 2D posso pure perdere da Rufi. Cioè non è detto che io vinco contro Rufi in 2D. Sto dentro il manga e io provo a menà e vediamo come va a finire. Mm -hmm. Però non, non sto combattendo in qualità di me, essere umano 3D, sto combattendo in qualità di me, avatar in One Piece 2D. Però no, è che è astrale, strano. Eh sì, ho un po' perso va un vantaggio che avevo verso di lui. Però scusami se sto in una dimensione superiore, quando vado in quella inferiore sono molto più forte. No, certo, infatti probabilmente sarei molto forte. No, che sai che tu sei molto forte, io me la collo anche perché magari scegli tu anche come eh, metterti in avatar in quella, certo, in quella eh. dimensione. Eh. Però rimane il fatto che non sei più eh, inarrivabile. Ok, cioè potenzialmente sei arrivabile. Se tu fai un qualche tipo di errore, lo puoi pagare in quel certo, caso. Certo. Se, se tu non ti aspetti una cosa che invece succede, la puoi pagare. Certo. certo. E, insomma, ho capito. Tutto. Però se sei capace di creare una, una proiezione di te nella realtà, puoi anche dargli gli attributi che vuoi in un certo senso. Quindi sì. in realtà se sei in, in posizione di fare un errore potresti cambiare la tua conformazione fisica in modo tale da evitare di fare quell'errore. Tipo di eh simulare no, certo, una spadata, si Lo devi pensare prima. Ma sì, ma uh. tendenzialmente chi è dimensionalmente superiore davvero dovrebbe vincere. Cioè, eh, sì. non no, c'è certo. eh, modo di scoprire... No, no, certo. È molto probabile il che... Il problema vinc. è che nel 99% dei casi in realtà sono tutti 3D. Ok, è sì. Sì. Eh, quello, sì. Sì. quello sì. sì. Ah, ora eh, ti faccio cioè, eh, ci, ci può essere paolo che fa le sue cose me sono visto quella, quella cagata me sono visto il riassunto L'inutile eh, tenchi lì tenci 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 tutti nessuno vuole tenci eh, Nessuno ha bisogno di tenci nessuno sì. ha bisogno di tenci Cosa hai Vabbè. Ma, sì, cioè, sì, ma beh, non è un'animazione. No, cioè, un ci cioè, succede. No, ci sono le parti d'azione. Un oh, da pipparolo. Eh, però sì, capisci sì. che lui ti dice <ride> a un certo punto. Ci sono 22 dimensioni. Alla 22esima dimensione ci sono gli esseri onnipotenti, onnipresenti. E, e, poi ce e poi a un certo punto compare la ventitresima dimensione Che dice Eh, alla ventitresima dimensione c'è Tenchi mille anni più avanti Che è onnipotente, onnipresente, onniconoscente e soprattutto E quindi è boundless E proprio lo dicono Cioè i personaggi dicono no, 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 Lui io, è fuori da ogni scala di onnipotenza Io ho visto un Sta roba no. <ride> Ho visto solo un riassunto È l'episodio 17, 17 degli E L'episodio 17 degli AV, se volete guardare Proprio i personaggi lo dicono ma che è ma perché, boundless ma Scusa ma io ho cercato e ci sono versioni strane Cioè c'è una da 60 mm. puntate Sì sì e, ehm, No, ti spiego, ci sono i OV principali Che sono eh, l'anime principale Che sono appunto la storia di chi ha bisogno di Tenchi E questo è quello che, che va guardato Sono 6, 6, 6 episodi 18 più due finali circa Uh, però le, la, diciamo così la saga finisce al 17 circa quando si vede appunto Kami Tenchi Poi ci sono le serie spin-off come uh, Tenci GTX, tutte queste cose così. Che sono uno sfracello di episodi che non c'è neanche motivo di guardare. No, perché io ho cercato un po' questi OV, ma non, non sono riuscito a trovarli. Però vabbè. Sì, sì, sì. Vabbè, ma è scarso, Livio, non, non, non le trovo le cose. Cioè. Per no, giuro, non ho cercato bene. So che barri, essendo aditi in Italia Io non li trovi i... su internet e saranno esauriti i TV. Io i DVD ce li ho eh, sto sto dove, sono proprio qua. Te li streama Paolo se sì, sì. li stream bravo! Vivete su Discord di... le... solo <ride> l'episodio 17, solo l'episodio 17. però eh, proprio il bello di Tenchi è che a un certo punto lo dicono proprio i personaggi che è Boundless. Quindi. Hai poco da fare? Perché quelle dice: Noi, siamo le crea noi abbiamo creato tutto l'universo e i multiversi, quella la ventiduesima dimensione. E dicono: noi possiamo fare quello che vogliamo in questo mondo. Perché siamo onnipotenti e onni forse conoscenti, non onnipresenti, lui invece è sopra di noi, noi neanche sapevamo della sua esistenza, c'erano delle leggende. E lui arriva al sistema tutto senza fare niente. Praticamente, perché è proprio boundless, loro sono onnipresenti eh. onnipotenti. Onnipotenti. Non sono okay. onniconoscenti, però dicono lui invece oltre a essere più forte di noi, quindi anche se noi siamo onnipotenti è più forte di noi. Eh, però scusa, se, fosse, se sono onnipresenti non dovrebbero stare anche nella ventitresima dimensione. No, infatti mm. per questo, per questo ti dice, se, eh, il fatto è che loro possono essere onnipresenti in tutte le 22 dimensioni sotto. Sì, ci eh là non sono onnipresenti. Vabbè, no, eh, non sono onnipresenti. Sta, dai, no, perché sta. essendo boundless lui ha una dimensione tutta sua per cui loro non possono essere là. Mm. Ma sì, dai, ci sono... Eh ma appunto lo beh. spiegano, no, no. proprio lo eh capito, Però no. ogni presente significa presente ovunque. Se è ovunque tranne un posto non è ovunque. Va no. no. E eh, sono molto presenti. No, no, no. Non è boundless, è super il boundless. No, 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 è boundless. Gli altri non sono boundless. Eh, è boundless. Quindi gli altri non sono boundless. No, gli no, non non ma sono tu, boundless tu non alef matematici. No, è È infiniti che includono altri infiniti. Perfetto. E infatti loro a un certo punto dicono: Ma eh, visto che, che era successa una situazione con una tipa, dicono: va bene, Camitenci eh, ci ha salvato. Però io non voglio che la vostra realtà non abbia questa ragazza questa situazione, e le stesse idee, che sono più basse rispetto a lui, che è boundless, resettano completamente l'universo. In modo tale che gli eventi casuali che, che succedono in quella, in quella terra non portino la ragazza a quella condizione. Mm. Per farvi, e questo okay. è, il, è il loro potere, e lui gli è sopra, perché appunto lui è proprio Boundless. È un personaggio ah. molto forte. <ride> Vabbè, bene, vabbè, bene, vabbè. Bene. Cioè, perché poi l'altra altra gente che, che poi guarda, ha un'altra cosa. I power scaler di solito uh -huh. discutono di questi personaggi, ma loro i manga non se li so letti <ride> e l'anime non se lo so visto. Loro hanno degli screen di questi eh. personaggi che parlano. E da quegli screen eh, vabbè, decidono vabbè. quanto sono forti. Vabbè, ma non, non torna un privo. cazzo. Ok, io mi ricordo. È importante questa cosa. Perché poi sono tutti molto giovani, quindi in realtà hanno visto Dragon Ball Z, ma non hanno visto Dragon Ball per dire. No? Perché okay. poi ti dicono, che ne so, grande mago piccolo può distruggere la cro tutta la crosta terrestre. <ride> Dici, va bene, perché non distrugge il pianeta, però tutta la crosta terrestre. Dici. <ride> Vabbè, dai, fino di... là c'è arrivato. Secondo <ride> i livelli ufficiali, Grande Mago Piccolo, quanto c'ha? Du... 300, una cosa così sta okay. là intorno. E allora io ho detto: scusa, è tipo, che ne so? Bacterian che c'ha tipo 100, una cosa del genere, quello che fa distrugge un continente. Non mi pare. Eh, la risposta è stata: eh, ma magari sì, il combattimenti è per la puzza, Vabbè. <ride> Vabbè però lì c'è okay. tutta la crosta... Bacteriane perché cosa che È, è l'avversario di Krillin al torneo. Okay. Quello per cui lui a un certo punto si accorge di non avere naso e lo batte. Sì, sì. Ma è pure vero che il tier 6, il loro si basa su tutto un sottoinsieme di classificazioni sì, sì. che va a specificare quello che è poi il risultato finale. Cioè tu metti insieme tutte delle variabili. Già soltanto il fatto che esistano 6-7 velocità. Sì. Quindi una sottodifferenziazione interna delle velocità ti fa capire perché all'interno di uno stesso manga due personaggi che potrebbero stare sullo stesso livello di combattimento non sono forti uguali. Quello è forte in velocità d'attacco, quello è più veloce in accelerazione, quello è più veloce in rapidità, quell'altro è più veloce in eh, flying movement. Perché un conto è sette muovi a terra, un conto è sette certo. muovi per aria. Però posso dire se questo ragionamento tu lo applichi alla potenza d'attacco. Io sono forte a darti un cazzotto, io invece sono più forte a tirarti un'onta energetica e le due cose non coincidono. Quindi il modo per trovare un escamotage del dirti perché due persone che sono sullo stesso livello di combattimento non sono forti uguali, se vuoi... Ma lo trovi, ma è sempre arbitrario. Se cominci a ragionare sulle variabili sotto, vedi come si incastano tra di loro e alla fine qualcosa ti fai tornare. Però, ripeto, è però. arbitraria questa scelta. Cioè, nel senso che i Power Scaler fanno loro la loro valutazione. Ma come la fai la valutazione? Se almeno non li hai guardati, e almeno non hai una conoscenza, che ne so. Di ma 200 attenzione. prodotti, Infatti, che, che paragoni eh, Però qui è diverso perché. Il problema sta alla base, nel senso che tu parli con un power scaler che tratta questi argomenti su Discord okay. o che quantomeno, tra virgolette, lo fa di mestiere. Anche no, addirittura eh beh, è non un, gran mestiere, un gran mestiere. Ti dice ciò, che comunque tu per poter dialogare non hai per forza bisogno di conoscere tot opere. Puoi tranquillamente conoscere l'opera di riferimento che più ti aggrada e... Fare questa sorta di debate in diatriba tu conoscendo solo quell'opera. Ovviamente la condizione sine qua non è che tu di quell'opera conosca Vita, Morte e Miracoli. Ok? E poi è quello che fa uno famosissimo. Avete mai sentito parlare? Axility, di fare <ride> questo massimi per questo carità, l'Italia è, è considerato uno dei massimi, <coughs> ma diciamo, ma, oratori. Dal ma, punto di vista ma guarda, che, che voi state benissimo così. Non avete ragazzo. bisogno di queste informazioni. No, e, no. Eh, e comunque, sia io sono d'accordo con quello che ha detto Paolo alla fine. cioè il sistema creato alla base del power scaling c'è pure una sua coerenza il problema è che poi viene applicato in maniera eh, soggettiva da persone che non capiscono un cazzo e quindi viene tutto a caso eh, infatti e... cioè nel senso che io mh, non, non è cioè, per male però io mi immagino che se um, tu vuoi paragonare 3 4 5 cose il tuo, il tuo pensiero principale è che quello che giustamente mi avete detto voi mettili tutti sullo stesso piano a combattere mi sta benissimo però io non devo debaffare nessuno, de non devo diminuire la loro efficacia se appunto devono combattere. Insomma, e... Però qui entri in politichese, <ride> ovvero quello che loro <ride> ti dicono è the burden of proof. Se tu porti una teoria, ok? La magia è un, ma un po' successo, bravo. Brava, ah, guarda che è così. Magia eh? è, è una... un po' Sono curioso, che cos'è? Se tu porti no, no, no. una teoria, ok, uh -huh. Uh -huh. là dove c'è una zona di grigio, okay. dato che sei tu, Colui che porta quella teoria sta a te, dal punto di vista semantico, dire a me del perché tu hai ragione e non il contrario. È, okay? è, è logico, se tu sei uno che porta una teoria, sei tu che devi dimostrare la veridicità intrinseca di quello eh, che certo. stai dicendo. Eh, beh, sì, Io posso anche non questo. conoscere l'opera di riferimento. Sei tu che sei dal tuo punto di vista, colui che mi deve portare le famose scan, ovvero le prove che vanno a testimonianza di quello che tu. Eh, diciamo, stai portando come teoria. Certo. Quindi il dialogo si fa anche tra persone che non conoscono le opere, cioè io conosco l'opera A, tu conosci l'opera B, perché poi il ragionamento si fa per l'appunto su quelle che sono soltanto le scanne che vengono portate. Poi lì c'è altro politichese. E eh, lì partono non... le stronzate delle chiacchiere, no? perché c'è stato il personaggio a fare, questo è potentissimo, è potentissimo. Poi, poi non, non, riesce, non riesce neanche a, a battere una rana. Però è potentissimo e poi, po po potentissimo, che poi potentissimo. in realtà cioè, secondo me è ho un. Ho visto l'altra volta, fatto un un ma sai fatto? perché? <ride> Anche perché il concetto di dialettica trascende quello che le opere. <ride> perché tu puoi tranquillamente controbattere con una persona. No, ma tu puoi controbattere con una oratoria proprio. E sì, vincere sì, sì. contro quella persona avendo torto, non perché hai dimostrato che tizio X è più forte di tizio Y, ma perché nella tua dialettica cadi in errore, quello che loro chiamano fallasi E se tu cadi tre allora, volte cioè, in, in errore, termini tecnici lezzi, sei fuori, sei fuori. Cadi tre in volte un in, arbitro, in arbitro, errore, eh? anche cioè se all'atto all pratico il tuo personaggio potrebbe oggettivamente essere più forte agli occhi di tutti, tu cadi tre volte in errore, ti contraddici oppure utilizzi una semantica scorretta nei confronti, del tuo, tu hai perso. Ma non è il club ah. del dibattito. Esatto. <ride> esatto, esatto. Come non Cazzo. ha senso, per esempio, Assumption Fallacy, che è la più bella di tutte. Tu fai una fallacia <ride> argomentativa Assunzioni. perché parti da un presupposto semantico di assunzione. Ovvero, stai portando una teoria per la quale quello che tu dici è veritiero, ma non mi stai dimostrando empiricamente con i fatti il perché della tua base di verità su quell'opera stessa. Cioè. Tu non sei in grado di dimostrare che quella cosa che tu dici Vabbè, è questo, Dragon certo. Ball è boundless. L'assumption fallacy è che il presupposto di partenza è che tu utilizzi delle parole per dire una cosa che per te è veritiera, ma che all'atto pratico non mi sta dimostrando come tale. C'è sì, anche, sì, anche la fallacy sulla gente che, che ti martella i coglioni di parole, eh? come si chiamava? No, poi pure sulle domande. La shotgun fallacy. La shotgun fallacy. Tu mi cominci a trivellare di domande. Perché quella è una... no, però beh, però c'è senso, E guarda che c'ha senso, perché vuol dire che in quel caso tu lo stai facendo per cercare di mettermi in confusione, per non darmi la possibilità di risponderti punto per punto. Quindi tu mi fai tutta una serie di domande a catena fa. che hanno come unico scopo quello di non, di non darmi la possibilità di replicare a te. Ma c'è un regolamento, se lo domando, eh. L'hanno mandato, ma certo, perché la prima volta che certo, La, prima, volta che la berli... prima regola del fight club non si parla <ride> del fight club. Ma è importante Paolo. Poi te lo mando. Perché... Per favore, sì. Voglio, voglio entrare in questo mondo di power scaling. Perché tu, comunque, per fare questa arte di debating, ti scontri con cioè tipo fa Paolo contro Italo. Ma non è un Paolo contro Italo. C'è bisogno di una terza parte che giudica i contendenti. Certo. Quella certo. terza parte deve conoscere: segna i gol. Quelle che fare. sono le problematiche che possono avverarsi nella cena? Cioè, ci ci, sono, anche errore, ci che... sono anche i tornei, se Paolo oh! dice ci cioè, sono anche i tornei, la classifica 2021 ce l'avevamo noi. Eh, è stato fatto un campionato italiano, tornei? è stato eh, fatto su un Discord, Discord. Su Discord, ah. però preparati che una live del genere può durare anche 12 ore di debating. Ma ci a volte durano tempo. giorni, semplicemente, ma a Wolf si, si danno il riposo perché poi li dovranno dormire pure loro e poi ricominciamo il giorno dopo. Io ti mando un regolamento. Perché me lo mandò a suo tempo sì, un ragazzo. coglionisco. Me lo mandò no, a suo tempo un ragazzo. Perché quando vi faccio. Eri... Eh, aspetta un attimo. Ah, Sto mando subito. Va. Aspetta un attimo. Grazie, occhio, occhio. Perché non esistono maggiorenni in questa cosa. Ah, vabbè, è normale, eh. ah, ah, no, 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 perché non vorrei che. Diciamo. Eh, non vorrei che, che poi. <ride> diciamo. <ride> Voglio dire, se a, a 35 anni, cioè eh, eh, no, del tuo infatti. tempo, a parlare di ste stronzate che poi... <ride> Però io lo voglio fare molto. tipo una sfida contro Maggio, contro Livio, con le regole ufficiali. Eh, no, infatti questo sarebbe, questo sarebbe interessante. Ma Guarda, io ho fatto un... una gara di debating contro uno dei più forti in Italia, uh -huh. dove lui cercava di convincermi, cioè cerca... la sua assunzione era che Dio era 3D. Il Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia È 3D. No, no, cioè no. Mm, eh, no, per no, definizione certo. non può esserlo. Eh, ma sono sei tre ore? Sono so tre, tre ore. ore perché tutte le cose, poi. Ma dato che un onnipotente, può creare un sasso che non può sollevare, <ride> e quindi, tutto beh, però dipende perché comunque. No, la guarda. risposta cioè. è sì, quando vi fanno questa domanda, una persona onnipotente può creare qualcosa che non può sollevare. Sì, vabbè, però perché, era solo su quello, perché una persona con... onnipotente va anche oltre la logica. Sì, quindi sì. Vabbè, si può farlo di sul... nuovo e andare contro l'illogicità dell'illogicità e creare una nuova logica che nega quell'illogicità. Sì, sì, può fare quello che vuole. <ride> Appunto, quindi... <ride> <ride> quindi, <ride> quindi è... non vedi, è un per cazzo, è come il cavallerino. <ride> <riro. ride> <E>, vabbè, <ride> che poi guardate che, cioè, allora, da una parte è anche stimabile quello che fanno, perché comunque sono ragazzi, la maggior parte, che vanno ancora ai superiori, che si studiano un sacco di roba. Perché per sostenere le loro tesi entrano anche in tesi matematiche, mediche, cliniche, chimiche, fisiche, certo, in maniera superficiale. Si informano. Si informano. Si informano però, però. però comunque si informano. Poi quello che gli ho detto vabbè, a Axilidi quando è venuto qua che... Cioè, lui ci si chiude su queste cose, però quello che gli ho detto è: occhio a andare subito alla. cioè, la scuola ti insegna le cose in maniera graduale proprio perché così tu hai delle basi per capire quello che stai leggendo, no? Se io a scuola il primo giorno parto e ti insegno gli integrali, anche se tu capisci il meccanismo degli integrali, probabilmente li applichi male. Perché non hai tutta una base che ti consente eh, di capire quando cioè, va bene fare una cosa, quando va bene fare una eh. E quello è un po' il problema che hanno loro. cioè Lui si è studiato gli Aleph matematici, che è una cosa da università, ma solo se proprio te ce l'ho in puntà su sta cosa. Eh. Mm. E, Divertite, Paolo. Grazie. Ed è una cosa che è impossibile da capire per una persona che non ha ancora studiato la matematica delle superiori. E quindi poi la interpretano in maniera sbagliata perché non si rendono conto di cosa significa. Quel, quel costrutto matematico. C'è cioè, una cosa bellissima. Poi, se volete cambiare argomento, perché, um, cioè io queste cose ho sentito. Migliore. Ah, no, ma io le fallace logiche le conosco. Molte di queste fallace. Ah, ok. Cioè... Vabbè, quella è la base di partenza per iniziare, no. cioè le devi conoscere tutte. No, no, no. Sì, per sì, il sì, semplice sì. motivo che, dall'altra parte, devi essere conscio e consapevole che persona X potrebbe chiamarti una fallace logica dal punto di vista argomentativo. Cioè, certo. queste sono solo alcune, eh. Poi mo, non, non mi apre le pagine, poi ti mando quella che usano loro dei debating, ah, beh, che è, è infinita. -ti Vendilo Martial. dopo, Paolo. Sì, 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 no, vabbè, ma sono quelle che io utilizzo spesso quando voi dite cazzate e vi dico, questa è una falsa logica, <ride> perché pure io eh, la, 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 la utilizzo tantissimo. Questa è la morte bianca da oh, no, sì, questo punto di vista. Sì, sì, eh, ma fa... infatti, mio, morte mio bianca, secondo me, morte bianca è l'eminenza grigia dietro i power scaler. Noi non lo sappiamo, noi non lo sappiamo. Guarda, non adentriamoci nel discorso che ormai è tutto a posto. Però, con Morte Bianca ci abbiamo avuto i nostri trascorsi. No, io due, Io okay, con Morte Bianca saremmo sempre stati abbastanza amico, amici. Entrambi. Lui è tipo Siracusano: sempre siciliano. Sì, sì, siciliani. <ride> Comunque, insomma, allora per farvi capire, no? È arrivato questo tizio che è il primo in Italia, tutto lo considera una no, divinità. Così. No, no, top 3. Vabbè, insomma. Una, top una 3, addirittura. Forte. È venuto e praticamente ci ha fatto vedere questa scan dove diceva che l'universo di Dragon Ball è infinito. Va bene. Come il nostro? Mm, sì, va bene. E, e dice: Goku contro Freezer eh, fa l'energia sferica. E lui prende l'energia da tutto l'universo. Okay. Quindi prende energia infinita. Okay. Ma Freezer non ma muore, muore. dall'energia sferica. Quindi è più forte di infinito. Quindi, quindi, Freezer ha durabilità infinita secondo questa stronzata. Perché, ma ma... perché scusami, ha sopravvissuto a un attacco di forza infinita. Scusami, ma non per cosa, ma visto che parlavamo di fallacia logica, questa è proprio una fallacia logica. <ride> Ma eh no, ma no, no. va, va in contraddizione, proprio con lo stesso manga, cioè a Majin Buu chiedono le, la, di alzare le mani ai, 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 agli umani della Terra, perché non sì. c'era abbastanza energia? Ed è molto no. più forte l'energia sferica. Che senso ha se c'è infi infinita potere chiedere alla Terra di alzare Scusate, le mani? Scusate, ma senso. appunto è una fallacia logica proprio di assunzione questa. Lui assume che siccome l'energia viene da tutto l'universo, allora riceve infinita energia, ma non sono correlate le cose. Tu puoi ricevere energia da tutto l'universo, che è infinito, ma sempre contenuta in una quantità prestabilita. Cioè è no, proprio... No, questo, questo, oh. ovviamente, questo ovviamente... Eh, cioè, allora, perché poi si può di approcciare sé, in due, è approcciare in due modi. Di foto, un, modo, un modo da approcciare è, è, è esattamente questo, ma come anche altre. Ho eh, quella di wiki, ho eh. visto, ho visto, altre, ho... altre piccolezze. Ok, ad esempio, fa, cioè, ehm, visto che l'energia sferica si eh, amplia in base alla sua potenza, perché la vediamo che inizia a e poi piano piano aumenta, il fatto che non abbia una dimensione infinita. La rende di potenza finita, ok. Vabbè, si possono fare tanti di questi discorsi per far capire queste cose. Ma secondo me il discorso importante è l'hai letto Dragon Ball. Perché, perché nella saga successiva nella saga successiva ci sono dei cazzo di androidi che dicono che loro, al contrario di tutti gli altri, hanno energia infinita. Lo sai che vuol dire? Vuol dire che a parte gli androidi degli altri non ce l'hanno infinita l'energia. Certo. Perché se no non lo dicevano, ok? Quello che dice Livio. L'hai vista l'energia sferica che hanno fatto contro Machin Perché chiedono a Mr. Satan di, di parlare con la gente della Terra? Se hanno energia infinita dall'universo, chi se la incula la Terra? Nessuno. Certo. Invece, cioè, capito? Cioè, ma basta veramente leggersi il manga, guardarsi l'anime per, per avere risposta a queste cose. Invece loro prendono un cazzo di, di screen, che spesso non è manco del manga, ma è del, del, del Dyson, Dyson Shoe di merda, che un tizio ha scritto una volta sì. perché gliel'ha detto autoriamo mentre era ubriaco. L'avete letto il Dyson Shoe? E da quello dice, è eh, così. Come eh, no, così. ma eretici, eh, amici io, io Elfì, a me proprio fa. Guardate che il Disen è più importante dell'opera perché è dove Toriyama risponde <ride> alle: cioè scherzando, ma che me ne frega di che risponde, Toriyama. Eh, cioè, no, perché perché no, è da lì quello, che trovi, lì che del trovi del le risposte. Perché, au perché parole, o parole autore, maggiore è un po opera. 100 maggiore Immagino. opera, di conseguenza. Anche i fan di Dragon Ball che Toriyama non è attendibile il 99% delle volte perché non si ricorda che ha fatto ieri, figura di quello che ha disegnato 40 anni fa quindi tu stai andando contro l'autore stesso che scrive la sua opera No, ma, ma poi la morte dell'autore è il divertimento che mi ha contraddice... non tanto i dettagli francamente Toriyama si contraddice proprio nei fatti nella stessa opera un sacco di volte quindi... ma scusate ma lo ah, dice lui stesso convenienza. ma scusami Passa. se a questo punto l'autore è così importante il capitolo 83 di Berserk <ride> non va eliminato non solo Kratos è <ride> Kratos è Scala Boundless <ride> tu lo sapevi? Ah, vabbè, certo. avete giocato a God of War certo certo <ride> ovviamente Scala Boundless Scala Boundless perché a un certo punto lui combatte contro in un, non mi ricordo che gioco è contro Thanatos che non sì, è sì. nella trilogia originale sì, sì. Ghost of Sparta il sì, gioco il sì, sì, sì. problema è che quello non è Thanatos del gioco è il Thanatos della mitologia greca perché mm. su Twitter un tizio ha chiesto all'autore su, su Twitter, su, su Twitter scusa. un tweet ha chiesto all'autore ma quello è davvero è davvero il Thanatos dalla mitologia. Boh, sì, può essere. Screenshot, quello è Thanatos dalla mitologia. Quindi scala Boundless perché <ride> quelli non sono gli dei. Ma come se poi? Ma come se poi esistesse davvero un Thanatos della mitologia, cioè nel senso. Vabbè, vabbè. Ma perché poi tu qui entri in un mondo diverso, perché alcuni si sono diversificati dai Power scaler. Hanno creato una branca tutta loro che si chiamano Lore Scaler. Importante, come ah. sempre rimanere aggiornato, cioè che scala i personaggi. Scalano i personaggi dal, non li ho dalla lore, ah. cioè dalla costruzione della... narrativa dell'opera. Sì. E non da quello che effettivamente fanno, quello che fanno o potrebbero fare. Ah, eh, scusami. Di... Ci cioè, avvantaggiano. È, è cosa? È Kratos. Praticamente, Kratos è molto, molto forte uh -huh. perché il suo termine di paragone non è più quello che fa lui, ma sconfiggendo gli idei della mitologia, okay. che per l'appunto per trama narrativa. Abbiamo detto essere gli dei Che tu conosci Degli scritti mitologici Ergo La forza di questo personaggio Sconfiggendo Scusate, scusate oh, Ciao, Ci siamo? Scusate Questa so... è Demigra che si è arrabbiata Questa è Demigra che si è eh, Siamo saltati letteralmente mezzo secondo Non so perché uh, sì, sì, sì. Nel mentre tu non le... lo sai ma hai... Come il dio degli umani perché da lore lui è il dio degli umani deve una e, e quindi è Boundless il supremo. Non è così, e come che vuol dire? Che conferma ci deve essere? toriama ma quello può essere considerato il dio degli umani? Sì, ah, vabbè, basta che io, ah, sì, ma dice sì, sicuro. Scusate, io però ho una domanda. Ma a questo punto. Cioè, queste persone sono realmente interessate al nostro mondo di anime e manga? Oppure sono solo interessate a farsi le seghe sul proprio cartone preferito? Ma scusa, io ti rispondo tanto facilmente: a secondo a te, nati per combattere, secondo te perché quasi tutte le persone prendono in no. Non si capisce che cazzo succede. Ma sono cra so crasciati loro. Eh ma boh forse è proprio Streaming hard che sta avendo dei problemi. Noi siamo in live, noi siamo in live. Eh però prima abbiamo avuto un attimo di incongruenza visiva che cazzo è successo. Cioè loro non, non non so... Boh Io... ma, ma torneranno. Sì sì ragazzi, semplicemente loro al momento non, non sono in live, cioè non, non sono crashati. La connessione è sì, right. forza di questi discorsi, ragazzi, eh, a me mi stanno travolgendo. Io non sono veramente abituato a reggere, soprattutto questo ritmo poi di conversazioni <ride> su patto, <ride> scale power scale Io, fino ad altro, io so manco che cazzo Eccoli i power scherzi. Ragazzi, due volte ci sono, eh, corpo di Livio. Corpo di Livio, dai, no, Va bene, no bella. Non, so, non so perché, ma an anche io ho avuto problemi e eh, io non ho mai problemi di connessione. Quindi. Proprio mezzo secondo di... Il fatto che vabbè, ci sia Livio è un caso... No, no, eh. ma può darsi che... Penso che il pianista sull'oceano. Comunque mi piacerebbe continuare quella discussione. Cioè, <ride> si fanno le pippe fra di loro o hanno invece... ma No, no, ma è più semplice di quello che pensi. No, ma perché la tu la gli dici leggi di ma... quel manga e loro no. dicono no, vabbè, ma non serve. Cioè, ovviamente, se tu vai a fondo della questione, c'è un risvolto psicologico molto importante. Sono curioso. Così come nel mondo reale, no? Molte persone, ti faccio un esempio banalissimo, comprano una macchina iper figa per far vedere e mostrare quanto loro sono fighi, perché comunque eh, trasportano quello che è il loro status sociale sulla macchina. Non è un caso che quasi tutti i power scaler, molti di loro, scalino Dragon Ball. Prima perché Dragon Ball è iperfamoso e l'hanno guardato tutti. Secondo poi perché Dragon Ball ha settato un livello di potenza combattimento talmente tanto alto che chi scala Dragon Ball lo fa con l'intento di anche fortificare se stesso, cioè lì non vince il personaggio, vinci tu ok, okay guardala da un okay. punto di vista molto più psicologico quella è una tua vittoria ma questa... non è il personaggio che ha sconfitto l'altro personaggio sono io che ti ho battuto ma, ma sì. io per batterti ho bisogno di un ho cavaliere forte Maggi e il cavaliere un forte immenso. di solito è sempre Dragon Ball ma questa è ringa io è posso... contro Livio, scusami se te lo dico vabbè No, non vabbè, ma lì io, ma, io, no. io non c'entro niente. No, ma sai che c'è. Cioè tu mi dici esistono personaggi più forti di Dragon Ball, La, sì, però lì eh. c'è un altro problema. È che, per esempio, molti mi fanno i nomi di. come si chiama? Anos, il eh, protagonista di uh, uh, Maragallo. Miru, Miru. Sì, certo, ci potrebbe anche essere, ma qual è il problema? È che non si caga nessuno, non li conosce nessuno. Ah, e quindi. E quindi ma non ignorate. esistono, no, È che l'impatto come... resti, non, non so se so avete visto. No? Non so se so avete visto American Gods, sì, certo, eh, sì, Ho letto il libro, non ho visto la serie. se io... nessuno se li caga, non esistono, ah, ah, sì. ah. perdono potere, perdono potere, ma si. Sì, ma eh. cioè, ci sta, cioè, anch'io quando devo fare un esempio nel canale capibile a tutti parlo di Dragon Ball, cioè, cerco sempre di poi la gente mi dà del fanboy, io sono fan di Dragon Ball. Però comunque, se devo fare un esempio, lo faccio su un esempio e può capire tutta la cosa. Comunque, ciata. le situazioni che, ah. che accadono sono anche del tipo: che so che uno che mi scrive su Telegram, quello che ha detto Su Chi è vergognoso. Eh, gli spogli, gli chiedo: Ma in che senso così? Ma, ma l'ha letto One Piece? No. <ride> ma scusa, ma. ma allora, Questo non toglie no. che sia vergognoso. Eh, no, comunque cioè, è eh, vergognoso. Eh. Okay, Vabbè, ma... La logica ti contraddice, quello là. C'ha il potere della luce, va alla velocità mm. della luce e sta in Ma però sai che c'è il problema <coughs> è che comunque, secondo me, tu lo devi guardare da un punto di vista prettamente più filosofico quello che fanno. Mm. Alla fine questi invece di stare a casa, no ma invece di stare a casa a drogassi, si mettono su Discord e fanno lezioni di semantica in cui parlano e si allenano nell'arte oratoria, perché guarda, guarda la cosa bella... Non che non si trovano il dogi, no? Se fanno Ma se Guarda che la cosa bella è realtà... realtà Puoi drogare anche a casa, eh? Ah, beh, però, eh cosa... sono, sempre... <ride> sono impegnati a scrivere quello che, che sarà la loro ringa. perché la cosa bella è che For in molti... non casi... esiste più il parchetto, eh? Esiste Discord? Ma... Ti trovi là... La cosa fai bella, il bella è che in alcuni casi <ride> tu puoi tranquillamente <ride> trovare delle persone abili... Ad essere anche la controparte di se stesso in altre occasioni. Mm. Abbiamo avuto un ragazzo ospite qui al quale io gli ho chiesto. Eh, che Vabbè, è il ragazzo, che poi ha fatto la cosa su come si chiama? Su Dio. Lui mi ha proprio chiesto si Cosa Dio. vuoi che faccia? Perché lui era abile dal punto di vista retorico a poter sia fare la parte di accusa in cui ti diceva che Dio non era 3D. Che in egual misura a fare il suo contrario, qualora avesse avuto davanti a sé. Sì, sì, lui era, disposto, persona... lui era disposto a difendere ci, entrambe sì, le cose. Capito? Si contraddiva da solo, magari. Eh, sì, sì. Perché perché il è... alla cioè, dimmi qual è infatti... la tua idea, la mia è il contrario. Ma... Discutiamone. È un'arte oratoria alla fine, capito? Lì conta vincere altre oratorie. Infatti, quello che dico Ma a tutte le persone che poi si lamentano del il fatto de della verità. Ma in questo tipo di discussioni il concetto di verità è irrilevante se non superfluo. Sì. Perché non è conta la tua la verità. verità. È come in un gioco: stai giocando ad un gioco e tu vuoi vincere il gioco. Sti cazzi certo, se tu certo. hai un. cioè Anche se tu sei la squadra più forte a giocare a pallone, hai perso perché l'altro ti ha battuto. Punto quindi sì. poi si perde un po' di significato su quello che potrebbe essere il capire l'opera cioè... la, la, la bellezza sta nel comunque vedere queste persone che dal punto di vista oratorio comunque ti posso dire che alcuni <ride> cioè se non sei uno abbastanza attento ai sofismi letterali puoi essere che ti intortano eh, con le parole perché ti fanno dei raggiri o alcuni sono molto bravi perché partono da tue affermazioni quindi mm. hai detto che Uh, va bene, confermi quindi mi stai dicendo che uh, va bene, confermi. E da lì parte una filippica per portarti a un altro punto. Sì. Ma, cioè, ma volete, ve lo mando un ragazzo classico, che fa questa classico, cosa? Classico, lo volete... Ci volete fare un video? Non lo <ride> No, non <ride> ma... proprio un cazzo di lo roba. Scusate, ma sono quindi nuovi peripatetici questi di qua che invece di passeggiare stanno... si si fanno i simposi, fanno i simposi <ride> esatto. su Discord. Immagini mette dentro i pacchetti e li spedisce alla gente. <ride> vai. Mi piace un botto il termine peripatetico. <ride> <ride> Un modo elegante per dire... Beh, Coglioni, no. scusate, no, 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 non <ride> no, volevo... No, passeggiatori, passeggiatori. Passeggiatori, 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 ok, ok Beh, Paolo. i pa paripateti, cioè può essere anche una brava ragazza che fa, Sì, no? eh, sì quello eh, infatti, il, il mestiere più antico del mondo Ovvio, esatto. ovvio allora. No, comunque Paolo avevo avuto un'idea visto vai. che ci stiamo avviando un po' verso la conclusione mi è venuto in mente di far vedere una scena ai ragazzi mm. che a te è piaciuta particolarmente vai. Con vai. un cartone che sta andando in onda questa stagione okay. che si chiama Icarino okay. e voglio vedere che cosa ne pensano loro vai vai, sì, vai. Magari okay. sono curioso a perché a Paolo piace tantissimo questa scena dice che è quasi avveniristica incredibile <ride> E invece tutta la community dice che fa cagare al caos. <ride> Ma non è, non è vero, tutta la community nostra, perché sì. la, la sakuga community è, è piaciuta a tutti, e mm. allora okay. vediamo adesso la community di Anime night come reagirà a questa allora, cosa. Allora andiamo, noi non sentiamo l'audio. Eh? Non c'è eh l'audio. Non c'è bisogno dell'audio. Questa è solo la scena Sakuga, diciamo bello un PNG sopra. <ride> Non hai visto? Madonna! Ma stanno combattendo, tranquillo, oddio. Ah, questo è un combattimento. Sì, sì. <ride> cioè in questo momento no, sono fermi, però ora comincia. Lascialo andare, non gli serve più. Un cane <ride> bello, doggy goblin. Che ne hai? Missile go bruh. <ride> A caso, è tornato. Penso è che sia stato un effetto boomerang. Penso che sia finita la scena. Si, si. <ride> Beh, Ma che cazzo, sei presente tipo mh, quei giochi tipo Fall Guys quei tizi che si muovono? tutti <ride> Ma allora, allora, io lascio della filosofia. Io, la, io lascio la parte io, tecnica a Livio. Non mi è sembrata eccelsa, però no, mi no. fermo lì. E... Ma io non ho capito, cioè, il cane come ha fatto a ripartire da per aria e caricarlo? <ride> allora. Non sappiamo niente ancora di questi cani. Cioè sappiamo che sono okay. cani con dei poteri particolari. Ah, c'hanno i poteri. Non sappiamo che tipo di poteri hanno. Mm. Ce li hanno, diciamo. Ma de sono dei cani molto... Vi do giusto un po, un po' di contesto. La gente in questo, eh, in questo mondo, da un momento all'altro, quando si avvicina al fuoco, va in autocombustione. Beh. E allora hanno dovuto trovare un metodo alternativo per poter, diciamo così, illuminarsi, riscaldarsi, eccetera, eccetera, eccetera. E ci I sono... Cani e ci sono no, i, i cacciatori, oh. insieme a questi cani, che vanno a percepire queste bestie terrificanti che avete visto, perché queste attraverso il loro sangue possono utilizzarlo come riscaldamento, eccetera, eccetera, eccetera. Questi cani parlano praticamente, capiscono gli umani in maniera perfetta, cioè letteralmente tutto, sì, sì. hanno altissime percezione, hanno qualcosa di misterioso che noi non sappiamo. Comunque, a prescindere da questo è il contesto della serie. Ora, okay. secondo voi, a me, per me è una scena veneristica perché comunque succedono tante cose, tutte, tutte abbastanza artistiche, un po' la Michael Bay. Sì, Bibi. ho visto, ho visto. Cioè, ah, anche, anche, piace anche il, momento di, il momento di strappo, no? Perché come al solito voi siete prevenuti sulle cose. Cioè, mm -hmm. no, a voi in generale, perché la gente dice Michael Bay fa caccare per forza. No. Non è che perché non Michael so, Bay fa no. cagare in ogni cosa che fa, può essere no, che fa una cosa fatta bene, ma no, se no, no, Michael cagare. Bay... E poi, poi non succede. E però. non succede perché tu non le guardi le cose. L'hai visto Black Sales? No, no, l'hai mai visto Black la, la Sales? mi difendi tra l'hai mai visto. La serie me, è quella cioè. coi pirati? Sì. Bellissima sì, quella, quella È bella Black bellissima, Saints bellissima. Sì, sì, È bella, bella Black sì. allora, Io dico solo che Transformers fa e... cagare No, Transformers non fa cagare Transformers è un blockbuster decente Il primo, il primo. Dopo, no, dopo Svag penso, penso che c'ha più errori di regia quel film eh. Che non lo so Proprio ma, proprio ma che, che a me non me ne frega un cazzo che ha gli errori di regia. Okay, cioè, devo vedere un, un blockbusterone eh, con, eh, insomma, con, con, con le macchine far, che signore si trasformano anelli. per fare a botte. Ma eh, il signore eh, degli anelli sì. con la regia dei trasformi. E c'è tra il signore degli anelli? Su... Maggi non sai che cosa stai dicendo? Se tu mi parli di errori, mi ha detto che pure il Signore degli Anelli ha degli eroi di regia. Ma c'ha degli errori. Ma non è paragonabile. Maggi. Ma cazzo, cioè prima c'è la mano destra stralzata poi c'è la mano sinistra no, sono... ma... non è un errore, vabbè guarda lasciamo. Maggi, metti a paragone le di azione del signore degli anelli che sono tutte no, chiare, le gambe è... eh, no, ma dico proprio di errori e poi quelle di Transformers che non si capisce mai un cazzo di niente perché l'immagine è sempre ripita da questi accrocchi grigi di roba è... è sempre la macchina in movimento, non sai mai dove poggiare l'occhio scavellamenti di capo ma tutto sì, ma fanno caciara mentre si piglia non le mani ma io voglio che sia chiaro soprattutto perché poi io ero un fan dei transformers io ho la fissa dei mecha vedere pure, trasformare era la mia cosa uh, che, che attendevo di più e quando si trasformano lì è orribile io non sono d'accordo, dai è orribile, dai. non è vero. A me è allora, è so. uniforme un a livello di colore è veramente piatta anche allora, come A parte che il suono, il suono con cui i transformers arita, si, arita, si trasformano, a ridaglia questa. No, perché facciamo i tecnicismi. Fan, il suono <ride> che utilizzano per trasformare i Transformers nel cinema è stato riutilizzato una marea di volte. Quel suono, non so se ve lo ricordate, non so, no, è capolavoro. È, sì, sì, è, è riuscito sì. bene e l'hanno riutilizzato un sacco e di volte. Diciamo che Hanno azzeccato perché funziona. Quei due secondi di, di suono perché funziona, no, <ride> no? Ma non è vero perché allora, la trama è banale, banale, ma, ma è quello che serve in quel tipo di eh, blockbuster. Ok, il protagonista è almeno a me, il protagonista me la fa prenda bene. È divertente, c ha, c ha le, le sue gag che alla fine funzionano e. C'è la figa, raga, c'è la figa. In un film del genere è importante, funziona pure quello. E ti gasi, ti gasi, ti gasi, ti gasi, ti gasi, no, ti gasi, sì, ti gasi. Però ci sono tanti film con queste caratteristiche fatti molto meglio. Ah no, vabbè, ma mica ho detto che il film migliore d'asto. aspetta un attimo, aspetta un attimo. No, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Vedetevi vedo. Fermi no, i Transformer e allora. contate i secondi ah. tra un cambio di quadratura e l'altro. Ma chi non se ne fa... frega? No, tu no, stai male se, male, se ti guardi di... Transformers per contare i secondi e il cambio di quadratura sei c'hai un problema oh, nella sì, testa. C'hai un la... problema nella sì. testa. Poi vorrei capire che cosa ti guardi te che quando una persona parla per più di 30 secondi tu perdi l'attenzione, ma un blockbusterone in cui non parlano stai a guardare okay. i cambi di scena e non ti piace un cazzo attenzione, allora. Attenzione, attenzione perché non è che solo cambia l'inquadratura tu dici ha fatto delle riprese cambia poi ritorna a quella di prima no lui cambia poi n'è un'altra poi n'è un'altra ancora poi c c cioè quante volte l'ha in... girata quella scena cioè senza quello. senso eh, fatto beh, male comunque io quello che sto dicendo no, io io quello che sto dicendo io che Transformers è un blockbuster migliore della, almeno della metà dei film della Marvel ok io quello sto dicendo Almeno nella metà dei film della Marvel, perché nella metà dei film della Marvel mi rompo i coglioni, ok? Mi rompo i coglioni. È a cioè... livello merda, eh? Non è che andiamo. Molto eh no, alto, no però è, è diverso perché, è... perché allora è, è, è ovviamente un livello basico, ma me lo guardo volentieri cioè, ricerca, cioè io se mi dici ti riguardi così. Transformers me lo eh. accollo ti riguardi Thor 1 guardatelo te guardatelo te vaffanculo io non perdo di nuovo il mio tempo appresso a una rottura di coglioni però eh, però, 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 però su sì, sì, tu... quello dicono che, ah, che Michael Bay non ha diretto Black Six ma come non eh, abbiamo, Sta dentro non è la, la produzione, lui. non mi ricordo che cosa fa Mai Bay baby esordi. Però, sempre. ragazzi, un po' un pochino dico, Io sono d'accordo con Melio su una cosa, cioè nel senso che è differente regia poi da resa in sala. Cioè, il fatto di della resa, quello che tu ricevi, è comunque un mix di tante cose, non solo della regia, ma di come è scritto, mm. di come recitano, di quello che vedi, di quanto sei interessato. In realtà io sono abbastanza d'accordo che preferisco guardarmi. Anche fino al terzo film dei Transformers Rispetto a guardarmi Thor 1, 2, 3, 4 eh. Cioè più che altro mi sparo Se mi devo riguardare <coughs> i quattro tor. Per favore ma è più nella vita Li voglio rivedere quei quattro tor. Mentre i Transformers In realtà me li sono ah, rivisti tutti un di un recente di eh, sì. Ma io sto con persone Che io dico guarda la regia di Transformers fa schifo E io ti rispondo chi se ne frega Ma sto parlando di te <ride> Eh, cioè, non sto a parlare di te Mi viene detto cioè, Ma anche nel Signore degli Anelli ci stanno no, ah, stai parlando cioè, di quello capito, Accanto capito, a me cioè, Capito? C è, c è cioè, cioè, a che livello no, stiamo qui? qui. Perché se, a me danno dato molto più fastidio E poi quello, lo prendono come esperto di cinema no, no, a me Sto cazzando A me hanno dato molto più fastidio <ride> Gli errori evidenti che ci sono nel signore degli anelli, soprattutto a macchina, la, la mano sbagliata, eccetera, eccetera, sì, che non sì. il movimento frenetico che a te non è scusa, è, scusa è una roba d'azione: è frenetica, è troppo frenetica, non è arma armaletale. Il game è, è frenetico uguale. Eh. Tutti hanno incassato un miliardo e rotto. Che volevo fare? il game non è frenetico come trasforma. Ma scusa ma poi Maggi, tu tu alla prima visione dei signori degli anelli, ti sei accorto della mano. Io penso proprio sì, che no. Subito. Cioè, come fai? Da piccolo, subito. La, quando loro... Maggi ha no, dei problemi, primo, eh. Non lo mettere... Non lo mettere al primo, que, Quando loro stanno andando con la barchetta, subito. Lo vedi subito che non torna la mano. Ma si vede subito. Cioè, perché... Prima è inquadrata da davanti e poi inquadra lì e se deve al contrario. Ma quello non è un... Cioè, quello è una cosa... Beh, è un errore. È un se errore. È un errore. Allora... <ride> un errore. Transformer c'ha cioè, tipo un errore al minuto, ma non solo... Cioè, è proprio... No. La, la reggete fa venire mal di testa Cioè è sì, fatta sì, proprio sì. male Proprio dall'inizio alla fine Lì c'è un errorino Magari dopo c'è un arto della mano Ok, va bene Cose là è proprio tutto sbagliato sì ma perché io posso capire che a un livello diciamo cosciente non ti interessa della regia nel gradimento di un film però è il modo in cui si articola il linguaggio quindi per forza di cose anche se a te non gli interessa su come percepisci il film poi ha un grandissimo effetto perché certo. quello è il linguaggio dell'occhio dell no, io sono d'accordo con te sono d'accordo con te, però, però nella mia ignoranza, diciamo fortunatamente, ah, questa problematica non la percepisco, capito? Cioè, se, cioè, poi ci sono volte in cui la percepisco, eh? ci sono volte in cui magari mi dà fastidio, cioè, in Transformers, per i ricordi che ho. Non mi ha dato fastidio E io l'ho riguardato cioè. di recente E sono d'accordo Cioè io personalmente li sì, Vedo gli è... errori Perché li conosco Li ho studiati Però dico Poi questi cazzi Per quello che vedo A me sta bene Cioè nel senso che E poi io sì. cioè, Bisogna anche dividere Il tecnicismo Appunto dalla cioè, resa io Attenzione, Per dire Guarda no Guarda ti tu dico Endgame ad esempio no? Endgame va bene eh, end... Ma io quello sto no, dicendo No Se mi dici È un buon prodotto allora, allora io ti dico no no, allora, no, eh, no io, è un prodotto è che funziona è un prodotto che funziona perché anche se c'è quel, quel problema registri eccetera ah, funziona ci sono tanti funziona no, ci sono funziona. Ta No, vabbè guarda in realtà ha di più il secondo che è la metà è, cioè fa cagare eh, rispetto eh, al primo funziona di più no perché, perché, più, per, per, no, perché i film che incassano di più sono quelli che vengono fatti dopo quelli che funzionano è sempre stato così nel cinema e eh, Iron Man 2 eh. incassa più di Iron Man 1 perché? perché Iron Man 1 è bello la gente ha visto Iron Man 1 e oh, me vado sì, a vedere pure Iron Man 2 Due, so, perché tutti parlano bene e funziona sempre così, quindi Beh. questa è una stronzata, perché No Way Home aveva incassato più di tutti gli altri film messi insieme prima del giorno d'uscita, la gente aveva preso i biglietti senza mai aver che nessuno avesse visto, e poi non è un film, non è che è un film brutto, non è un film non No Way fa... Home, no, no, no Way Home è una rimpatriata in costume fa... tra Questo amici... Ok, ah, non funziona, eh, okay. Vabbè. Non funziona. ormai ti hanno funzionale. incastrato, non è che funziona, ti incastrato, tu l'hai comprato il biglietto ormai, ti incastrato, non è che funziona. A me è sembrata il... che il 90% delle persone che ho visto il film, quando mai, che si uscita, hanno detto ma sì. applausi. Il primo giorno, dopo una settimana, ci cioè, sono i films, dopo un mese effettivamente fa cagare. Perché io quando dicevo che faceva cagare, tutti quanti facevano, beh, vabbè, ma dai, non è vero, è carino. Adesso l'amato in modo di trovare uno che viene qua e fa oh. mazza figo. Oh, no, non, va, non, va, non ci no. sta più sono spariti a me sono spariti quelli oh. che dicono che affigano oh, sì, non... a non a me è che ha avuto mia mamma comunque no vabbè eh. ma, ma tu non devi guardare a il, tu perché tu parli delle, delle persone su internet tipo che fanno video eccetera Bene. quello perché vedono il riscontro del pubblico una persona si è stata andata a vedere si è a vedere gli è piaciuto no, eh, ma a me è piaciuto assai come home. home. Ah, cioè, a ora me te lo cagare. dico secondo me è un film di merda Penso, cioè veramente, cioè, A livello di GG cioè, è comunque Piga, di Pikachu, Pikachu con la coroncina l'avrebbe scritto molto meglio. Scusa, molto molto drama, meglio. Cioè, bastava fastidio. non scrivere niente, era scritto meglio, non scrivi niente, mette i personaggi lì e fa improvvisate. Vai, William, improvvisa, bello, Paolo. funzionava sicuramente meglio di quello che hanno fatto Scusa Pa, ma il buco di trama di No Way Home non ti ha dato fastidio? Ma quale buco il di trama? Il buco di trama, il buco di trama Cioè, no, dimmi una parte di 5 Ciao. minuti in cui non succede niente di strano Vabbè, ce n'è uno che è oggettivamente evidente anche a prima visione cioè, quale scusa? Io. No, no. il, nel senso andiamo tutti quanti gli spider tutti quelli che sanno che Peter Parker e Spider-Man tornano e vengono da qua, in questo universo. Scena finale con Jamie Fox. Ah, ma tu sei Spider-Man. Pensavo fosse. torto. Ah, no. Pensavo fossi di colore, non lo sapevo. Da, così, così non capite. Allora, no, vi spiego, spiego. Allora, la, la spiegazione che dà Doctor Strange al motivo per cui la gente arriva nel loro mondo, mm. ok è che st stanno venendo attratte tutte le persone che conoscono la vera identità di Spider-Man. Okay. ok, perfetto. Qual è il problema? Che a metà film, Jamie Foxx, che è Electro, quando si, 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 si scopre il volto Andrew Garfield, gli fa Ma sei Spider-Man? Ma io pensavo che fosse nero. Scusa, ma se tu non sai chi è Spider-Man, come che cazzo ci fai qui? Cioè, la, la spiegazione è, vengono. I, le persone che conoscono la vera identità di Spider-Man Electro non conosce vera identità di Spider-Man, sta lì con loro. Dici, bah, vabbè, primo problema. Secondo problema. Ma non è un problema, e, scusate, e... scusa, questo è un problema. problema. Ecco, parte ma, proprio, ma proprio per definizione, non è che sapere chi, chi è Peter Parker e Spider-Man significa conoscere Peter Parker. Non ho la vera identità perché ti fa vedere, no, no. Beh, devi stare attento perché tutti gli altri conoscono, conoscono la vera identità di Spider-Man, sì, Spider ed è, è il motivo è per cui solo loro arrivano lì. Perché dovevano giustificare il fatto che non arriva un esercito di persone? Perché come lo gestisci 800 cattivi da mille mondi diversi? Quindi abbiamo detto: Per questo e non è... la conosce Electro la vera identità di Spider-Man, sa, sa, no, sa che è Peter Parker, ma non sa che è lui quel Peter Parker. Cioè il fatto che loro ti stanno no. dicendo, no no, invece è molto semplice, perché questo è proprio il concetto di multiverso nella fantasia. Se io conosco un concetto Multiversale Io posso essere richiamato da quel concetto multiversale Anche se non è il mio preciso, preciso. Quindi Se quell'electro conosce il Morales Perché penso che si riferisse al Morales No, no, Paolo, no, Paolo non hai Paolo, capito no. L'electro che sta lì È l'electro di Andrew Garfield eh, È quello il problema L'electro che parla è l'electro Che ha Andrew Garfield come Spider-Man Guarda Andrew Garfield e fa Ah ma non sei nero Ah, ma quindi tu non sai chi è Peter Parker? Che cazzo ci fai qui? Non ci hanno pensato perché sono dei coglioni, ma hanno sbagliato, si sono contraddetti da soli nello stesso film. Ma questo è uno perché poi, altro problema, altro problema. Perché I personaggi, i personaggi, i personaggi morti, i personaggi morti arrivano nel momento precedente alla morte. Perché Coso e Octopus arriva considerando il momento precedente alla morte, quelli vivi invece arrivano nel, nel momento reale, okay? nel momento eh, contemporaneo. Okay? Ci okay. sono quelli che non sono morti che arrivano nel momento contemporaneo a loro, quelli invece che sono morti arrivano nel momento pre-morte. Ma Lizard non è più Lizard perché Lizard viene curato in, in Spider-Man: nello Spider-Man di Andrew Galfield, alla fine del film Lizard viene curato, non è più Lizard perché cazzo arriva come, come, come Lizard, dovrebbe arrivare come essere umano. Ma infatti, per questo io vi dico che la situazione è quella: cioè. Il concetto di multiverso, sempre nella fantasia, significa che nel suo multiverso lui conosce lo Spider-Man Morales che no, è del... perché No, perché no? no, perché il suo multiverso no. è quello di Andrew Garfield. Ma non è vero, non è Ma vero. Ma come non è vero? Lo conosce, Ma come Lizard non è vero? Conosce, non è vero? Conosce, allora no, no, no. aspetta Paolo, allora. Lizard cioè, ha detto Octo, che no, Octo non era lui. Octavius, oh, Octo Octavius è l'Octavius dell'octobus di, di eh, cosa pure. Com come Toby cazzo maguire. si chiama? Toby, maguire. Toby, maguire. Toby maguire. Maguire. ok? E William Defoe è il goblin di Toby maguire e, e, ok, e, um, uomo sabbia, l'uomo sabbia di Toby maguire Lizard e lizzard di Andrew Garfield. No, ma Electro, Electro, Electro è l'elettro di Andrew Garfield. Electro e Lizard si conoscono tra loro perché sono nello stesso mondo di Andrew Garfield. Sono tutti quanti quelli di Andrew Garfield, quelli lì, ok? Ma che, eh, che ovviamente ma nella loro senti, idea sì. del cazzo ha senso perché fanno venire gli Spider-Man che hai già visto con i loro cattivi sì. che hai già visto, sì. ok? Sì, sì, è sé. ovviamente quello il motivo, è ovviamente quello il motivo. Ma. Poi ci sono tante stronzate, eh, per dire eh, eh, Dottor Strange, che non gli dice. Cioè, Dottor Strange, il grande mago di sto cazzo, che sta per fare una magia che può destabilizzare il multiverso e, e non gli dice. Guarda che i tuoi amici si dimenticano di te. No, comincia a fare cerchi mentre fai cerchi e fa. Comunque, guarda che i tuoi amici si dimenticano di te. Oh, cazzo. Allora cambiamo. Guarda che anche domani si dimentica di te. Oh, cazzo. Allora cambiamo. E cambia sto cazzo. La prossima volta me lo dici prima, coglione. Perché io sto facendo una magia, capito? Cioè, non stiamo qua a, a, a raccontarci le, le fregnacce. Perché devono giustificare il fatto E faccio una cazzata a un personaggio che non dovrebbe farla. Perché Dottor Strange non le fa le cazzate, ma gli devono far fare una cazzata. Beh, vabbè, vabbè, neanche... suo beh, puttana Il mio figlio ha fatto solo cazzate. Eh, <ride> altro problema, altro problema. All'inizio, all eh, Dottor Strange dice agli altri: andate a cercare i, i cattivi, così li imprigioniamo e poi io li rimando. Li rimando eh, nel loro mondo originale col pulsantino. Ok. Giusto? Okay. Quindi voi mi cercate i tizi, voi mi cercate i tizi, li imprigioniamo e poi li rimando nel mondo. Perfetto. Quindi vuol dire che c'è un motivo se io li vengo a prendere e te li porto vicino a te. Perché se tu puoi schiacciare il pulsante e rimandarli tutti in automatico, non c'è bisogno che te li vengo a cercare. Giù siamo d'accordo? Che okay. li cerco a fare se tu schiacciando il pulsante li mandi tutti indietro da solo? Perfetto. La fine del film si basa sul fatto che c'è la tizia quella lì che piace a tutti. Come si chiama? Ehm. Zendaya Zendaya okay. col cazzo di pulsantino okay. a casa sua che fa se mi fate notare il cuore schiacciano il pulsante e li manda a casa tutti non è vero non è vero non è possibile perché se no lo faceva pure Dottor Strange all'inizio era finito il film che cazzo dici Zendaya è falso Vabbè, ma lei è, che fa ne è falso cioè sembra no, che lo no, scrivono persone no, diverse loro non lo sanno ma loro, loro non lo sanno cosa diverse. gli ha detto gli, loro okay. hanno un compito gli è stato dato il compito se va male qualcosa schiaccia il pulsante se schiaccia il pulsante non succede un cazzo no lo usa come non succede, coblef di chi è Signora che stanno da soli dà loro due dentro una stanza e parlano tra detto. di loro. L'ordine no, no, che gli viene, di di dato, gli viene dato è, se succede qualcosa no, di strano no, schiaccia no, il pulsante. Se schiaccia no, il pulsante, per come l'hanno descritto all'inizio, non succede niente. Niente. Li ha perculati i Dottor Strange. Li ha perculati i Dottor Strange. Dottor Strange, villain del film. Ma posso dire una cosa? Io di tutte queste cose, per me è proprio un grandissimo sticazzi. Cioè eh no, group. ho capito, ho oh, yeah, capito, capito, ma ogni due stilando, minuti ne succede poi una. Ma perché, perché per me sono cose accettabili? Poi c'è un altro problema. C'è un altro problema. perché E questo è un problema che s'accolla la Marvel in toto. Perché gli Spider-Man sono uno diverso dall'altro. Hai notato che sono uno diverso? Perché abbiamo tre, pe abbiamo tre, tre, eh, eh, tre eh, beh li dobbiamo mettere tutti e tre. Visto che bello? Ma visto che è bello. Oh, tre Spider-Man è fighissimo. Spider-Man fanno le cose insieme. Bello, bello. È peccato che poi invece, poi invece stanno in basando il Marvel Cinematic su multiversi in cui c'è sempre lo stesso attore. E allora che cazzo è sta cosa? L sono tutti uguali o sono tutti diversi? Perché se sono molti multiverso. No, se sono multiversi possono essere multiversi, cioè possono no, essere eh uguali no, e possono essere diversi. Se sono multiversi ci dovrebbe essere un dottor Strange con le corna e la faccia di Maggi, ok? Perché non c'è? Perché tutti i Doctor Strange hanno come, come attore lo stesso Doctor Strange? Perché tutte le Wanda hanno come attrice la stessa Wanda e invece gli Spider-Man hanno come attori gli di Spider-Man diversi? E, e aggiungo pure Loki perché ha visto la serie, perché sono Loki tutti. C'è Loki Coccodrillo perché la metà dei personaggi che dove hanno l'attore che gli piace mettono tutti lo stesso attore, quando invece c'è gli attori diversi che, che ci vogliono mettere gli attori diversi, li mettono diversi. Ma non torna un cazzo così, però. Ma non è vero, ah, sì, Ma, ma è non è proprio il problema del film: il fatto che debba reggersi su un'operazione nostalgia e non essere un film vero e proprio. È un polpettone di due ore che si reage soltanto sul fatto che lo va a vedere chi se lo guardava all'epoca con il primo Spider-Man. Infatti, io per questo ci ho portato mia mamma. Oppure con quello di Garfield. Fine. Cioè, senza, contare, sen senza contare il eh, dobbiamo ritrovare. Eh, Spider-Man, lo Spider-Man attuale come si chiama? Tom Holland. Tom Holland Dobbiamo ritrovare Tom Holland Ah, ho imparato a fare i cerchi nel grano Va bene, come ha imparato non si sa, ma lo so fare però ehm, fa Facciamo il primo cerchio E eh, chi esce fuori? Toby Maguire Applausi, applausi, applausi Grande, pure loro Diabè ah, bellissimo, Toby Maguire Va bene, entra Toby Maguire e eh, Gheghina C'è stato Toby Maguire Perfetto, sì, ma dobbiamo trovare Tom Holland Cerchio nel grano un'altra volta chi appare? Andrew Garfield, applausi, grande Andrew Garfield, bellissimo Andrew Garfield. Grazie Bravissimo, Andrew Garfield. De, mi piace un sacco Andrew Garfield. Eh, mi aspetto, va bene. Dobbiamo trovare Tom Holland. Fai un cerchio. No, gli attori che hanno fatto Spider-Man li abbiamo già trovati tutti. Non serve più fare i cerchi. Zendaia fa ah, ma io lo so dove è Tom Holland e vanno sul tetto. Ma vaffanculo va, vaffanculo, <ride> almeno fai il cazzo di cerchio la terza volta e trovalo così. Perché mi stai prendendo in giro, mi stai prendendo. Ma, ma lo, sa... lo sapevi a priori che dovevi trovare quei due? Lo sapevi a priori che dovevi. Cioè gag, gag, lo sapevamo tutti che dovevano apparire quei due e poi non servivano più i cerchi. Almeno fai la terza volta al cerchio e mi trovi Tom Holland così. Per favore, per dagli un senso a quello che, f... che scrivi cazzo. Veramente delle scimmie ubriache! Oh, ma guarda che incredibile! Ovviamente ma so banali come cose, Grazie eh. Mike. Ma ehm, no. non lo so, io ripeto, per me gran parte delle cose che hai detto sono estremamente giustificabili dalla letteratura di multiversi. Cioè, nel senso, per esempio, tutta la questione critica che hai fatto sul, sul fatto degli attori uguali. Ma in un multiverso, se sono infiniti multiversi, ci saranno infiniti multiversi dove gli attori sono tutti uguali, e infiniti multiversi dove gli attori saranno tutti diversi. Eh, ma non torna al fatto che Electro e Lizard si conoscano. No, beh, questa è un'altra cosa. No, lui sta parlando di, allora, ah, quest, di questo di Doctor, questo Doctor qua, Steve, questo qua sta. è una spiegazione, è una spiegazione, diciamo, facilona tirata che però va in contrasto con secondo me eh, la, mh, diciamo quello che dovrebbe essere il cinema. Cioè, io ti faccio vedere una cosa per un motivo, ok? Mm. Cioè, una scena ha un motivo per esistere, ok? Quindi, se tu mi fai una scena in cui tutti quanti sono diversi, quello che mi stai dicendo è a seconda dell'universo in cui vai! la persona è cambiata e diversa. Se tu me li fai vedere tutti uguali, la persona, a prescindere da dove vai, è sempre la stessa. Se tu vuoi darmi quel messaggio che dici te, quantomeno mi fai vedere che ci sono 4 Tom Holland, 3 Toby Maguire e 8 Andrew Garfield. Così almeno dico, ok, possono essere diversi come possono essere anche uguali. Oppure mi fai vedere eh, 5 Dottor Strange uguali, ma anche altri 5 diversi. 5 Loki uguali, 5 diversi, e invece no. Si fa, li fanno vedere sempre o tutti diversi o tutti uguali, cioè a livello di scrittura non lo fanno, non fanno quello che giustamente dici te, che è l'unica giustificazione che potresti dare. Ma non ci hanno manco pensato è quello: il problema, che non ci hanno pensato a, a coprire questo buco. E adesso, e adesso ci scommetto: le palle che prima o poi questa cosa la fanno perché qualcuno glielo dice, ah, sì, sta a fa fare una stronzata, ok? E quindi è una certa. Te lo tireranno fuori una volta dopo dieci film dopo dieci film eh, per, perché devono entrare della... eh, come, come ti stanno dicendo tranquillo anche se ti qualche minuto non ci fa niente cioè, come sì. ti dicono giustamente i locchi ci sono sia locchi uguali che locchi diversi no, ma già infatti la, ma la giustificazione che ti puoi dare è che è semplicemente sono... Gli ha detto culo per quanto riguarda Doctor Strange. Che è capitato in multiversi in cui c'è lo stesso Doctor eh, Strange. Infatti. Però cioè, occhio, è come ricche e molti ok? Non me lo ricordavo <ride> che c'erano altri <ride> logici. No, no, infatti, cioè, ci sono. Quindi, nel senso. Non, non mi sembra non che. Non mi che, sia... che altri ah, ma infatti, se tu vuoi dare una giustificazione, che gli ha detto culo. E lui in quei multiversi è capitato. Guarda caso, nei multiversi in cui c'è lo stesso attore che fa Doctor Strange, ma, ma ci può stare? Eh. Per occhio, male. perché in quegli stipi: aspetta, Strings... non è solo Doctor Strange, eh? Ragazzi, Perché c'è lo stesso attore che fa Doctor Strange, lo stesso attore che fa Van lo stesso attore che fa Beh, Però c'è cosa come si chiama è diverso No, c'è anche capitano lo stesso America. No, è perché quello è un personaggio diverso, quello non è capitano America, eh sì, quello è un capitano di Terra. Sono... No, è sempre è capitano, capitano America, ma realtà, eh, Va bene. Il eh, cosa eh, il no. cattivo del primo del primo Dottor eh, Doctor Strange, quello di colore è uguale, è, solo, è lo stesso attore anche nell'altro universo adesso quello che farà Mr. Fantastic è lo stesso attore mm. che ha fatto Mr. Fantastic nell'universo parallelo con Lady Office <ride> va, Fischi, diciamo. va bene dai. ragazzi eh, io l'ultima cosa prima di, di andarci volevo sapere l'opinione di Livio su quella scena e poi ce ne possiamo andare <ride> eh, molto bella perfetto No, Grazie. non so, non mero, mh, perché sto, so sto organizzando una cosa. Non ho, non ho sentito. Ma la scena tutto. quella dei, dei, dei cani e la scimmia: ah, la, scena. No, allora. la scena, su quella scena, io è stato a parlare dei no Way home. Io no, che no, ne so no, che no, è... no, 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 allora, eh, mi è piaciuto molto il PNG che metto anch'io nei video. Che si muove un po' così. della la Sì, sì, molto bello. Eh, ma guarda, cioè. Mh, particolare <ride> Particol cioè, a livello a livello <ride> registico, fa un po' schifo. Vabbè, su questo sono d'accordo. Però per il resto Lo è avvenirato. Il film è bellissimo, però. Eh? No, eh, ehm... Poi dovrei sentire l'audio in realtà. però senza, senza audio sembra quasi onirica. Come, come vedi, qualcosa, un po'... vedi, Bravo Lino. Però Livio. Dovrei, dovrei sentirlo con l'audio perché se poi mi metti l'audio: tu, 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 tu tu. tu No, eh. no, l'audio invece è molto bellino proprio è proprio Se tipo bello. Allora vabbè, Questa è una follia lucida, ci può stare Va, bene. Vabbè. Va bene Allora ragazzi, grazie ai ragazzi di Anime Night Live eh, Che, piace eh, piace, che salutiamo vi Salutiamo 000. anche il pubblico Vi mandiamo ancora alla maratona di Dario Ci aggiorniamo A eh, Domani, domani giovedì domani è pausa. Ci vediamo quindi lunedì con i ragazzi, ovviamente di Anime Light Live Live. noi voi quando andate in live, noi eh, Simone andiamo in live okay. poi 10:30. e mezzo sì. va bene. E allora alla prossima, ciao a tutti. Italo, non oh. pomeriggio, grazie, Italo, maledetto Italo. E dopo mi vado a mangiare polpette di verdure, tranquillo.